Zombie Apocalypse. Picciotti, bentornati su MyAnime Academia. Oggi parliamo di Shanks il Rosso e di cosa sappiamo per certo in merito alle sue origini, facendo anche un po' di chiarezza in merito ad alcune questioni. Partiamo! Andiamo con ordine. Le origini di Shanks sono sempre state un forte punto di domanda fin dalla prima apparizione del personaggio. Tuttavia, c'è stato un momento in cui la cosa si è particolarmente intensificata, e quel momento coincide con una risposta di Oda alla domanda di un fan nelle SBS del volume 99. Nello specifico, il fan in questione chiede al maestro Oda come mai, nel capitolo 966, Roger e Rayleigh, prendendo in braccio Momo, dicano che quella situazione ricorda loro i vecchi tempi. Quali vecchi tempi? Che bambini hanno tenuto in braccio, se non ci sono mai state donne a bordo della nave di Roger? A questa domanda Oda fece finta di nulla, rispondendo con un atteggiamento che finì per procurare ancor più curiosità sulla faccenda. La sua risposta fu che non era nulla di importante, fischiettando. La classica gag vista e rivista in cui colui che sta mentendo lo fa trasparire palesemente. Quindi un'importanza ce l'aveva e come quella frase. La risposta definitiva è arrivata con l'avvento dell'ultimo film di One Piece, Red. A chi andò a vedere quel film fu distribuito un piccolo volumetto chiamato 4 Billion, all'interno del quale si trovano informazioni relative al film e, in particolar modo, al passato di Uta, la protagonista. Ma la parte iniziale del volumetto riguarda proprio Shanks e abbiamo avuto una conferma incredibile. Shanks è stato trovato 38 anni fa a God Valley da Roger, all'interno di un forziere contenente un tesoro. È chiaro, dunque, che Roger si riferisse proprio a Shanks quando parlava dei vecchi tempi in cui teneva in braccio un bambino. Oltre a questo, però, subito dopo l'uscita del film sono circolati nel web alcuni spoiler che hanno fatto credere determinate cose ai fan. Spoiler che, però, non sono del tutto veritieri e hanno una grossa dose di interpretazione da parte di chi li ha diffusi. In particolar modo mi riferisco al presunto cognome di Shanks. Inizialmente fu detto che all'interno del film i Gorosei avessero parlato di Shanks come di un membro della cosiddetta famiglia Fearland. Ma è davvero così? In realtà no. All'interno del film i Gorosei menzionano sì questa famiglia, chiamata Figarland e non Fearland, ma si riferiscono ad Uta, la protagonista, e resta comunque il fatto che la cosa non viene formulata come un'affermazione, bensì come un dubbio. In sostanza, i Gorosei si chiedono se Uta faccia parte della famiglia Figarland. E si pensò che l'aver nominato questa famiglia fosse un sintomo del fatto che potesse trattarsi di una famiglia di draghi celesti. Dopodiché, visto che circolò la cosa che Uta fosse figlia di Shanks, si pensò che Shanks facesse parte di quella famiglia e che fosse quindi confermata la teoria che vede Shanks come un drago celeste. Tuttavia, il legame tra Shanks e Uta non è sanguigno e a confermarlo sono sia il volumetto 4 Billion che una scena all'interno del film. Shanks trovò Uta esattamente come Roger trovò lui, all'interno di un forziere del tesoro ottenuto da una battaglia con dei nemici. Ora, che la famiglia Figarland di cui potrebbe far parte Uta sia o meno una famiglia di draghi celesti non lo si sa ancora. Tuttavia, è davvero sfumata l'ipotesi che Shanks possa essere un drago celeste? Secondo me, no. In realtà c'è un buon 50% di probabilità che lo sia. L'altro 50%, invece, appartiene alla possibilità che sia un bambino partorito sulla nave di Rocks di Xebec. E da qui si sviluppa un altro bivio, suo figlio o il figlio di un membro dell'equipaggio. Il motivo per cui sto spaccando così nettamente la percentuale è molto semplice. Se Shanks fu trovato a God Valley 38 anni fa all'interno di un forziere, è molto probabile che quel forziere appartenesse alla ciurma di Xebec. Ma chi dice che quest'ultimo non possa averlo rubato ai draghi celesti? Su 38 anni fa sappiamo per certo che Roger e Garp unirono le forze per proteggere proprio i draghi celesti. Se ci fosse effettivamente stato uno sterminio da parte di Xebec, potrebbe darsi che Shanks sia proprio un orfano nobile. In caso contrario, invece, potrebbe semplicemente essere un orfano pirata. In ogni caso, Roger se ne prese cura perché quel bambino dai capelli rossi rimase da solo, drago celeste o meno. Personalmente mi piace di più pensare che Shanks sia un orfano nobile e che quindi il forziere in cui è stato trovato possa essere appartenuto ai draghi celesti e possa essere stato rubato loro da Xebec quel giorno di 38 anni fa. Questo potrebbe anche spiegare quella sorta di riverenza che mostrano i Gorosei quando hanno a che fare con lui personalmente, come ad esempio è successo durante il Level Up.
Sebbene sia un pirata, non è cosa da poco il fatto che venga accolto nella sala del castello Pangea da Igoro 6 stessi, per un colloquio privato. Ha palesemente qualcosa di diverso dagli altri pirati, e non si tratta solo di forza. Con un po' di malizia si potrebbe perfino pensare che il governo possa trarre alcuni vantaggi dai suoi colloqui con Shanks e dal suo ipotetico status di ex drago celeste e attuale pirata. Vantaggi che riguarderebbero grosso modo l'ordine mondiale e l'equilibrio da non rompere. Shanks, dunque, potrebbe essere una sorta di infiltrato atipico nel mondo della pirateria, un individuo che cura sia i propri interessi da pirata, sia gli interessi di chi, a proprio modo come i Gorosei, vuole mantenere un ordine da non sovvertire per nessuna ragione al mondo. Quando si rivolgono a lui, infatti, pare che provino una sorta di disprezzo per il fatto che sia un pirata, ma è un disprezzo molto attenuato dal fatto che è diverso da tutti gli altri, in termini di diplomazia. E forse non solo. E voi? State da una delle due parti esposte? Se sì, quale pensate che sia la verità tra le due? O se addirittura pensate che nessuna delle due strade conduca alla verità, quale pensate che sia la strada che invece può farlo? Aspettiamo pazientemente le vostre risposte nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima, picciotti. Sayonara! Bene, picciotti, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invitiamo a mettere un like, condividerlo e iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!